Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. In questo luogo santo, come abbiamo detto, che rappresenta la nostra famiglia, la pace inizia dalla nostra famiglia, preghiamo con questa preghiera di Ernesto Olivero. Dio creatore e unica speranza di tutte le donne e gli uomini del nostro tempo, del tempo passato, del tempo di domani, speranza intima di ogni donna e di ogni uomo che solo in te hanno potuto sperare, solo in te le loro sofferenze hanno trovato consolazione. Dio, aprici il cuore e la mente perché crediamo in te, aprici a te perché vediamo il mondo con i tuoi occhi, apritici a te perché ci riconosciamo fratelli e sorelle. Dio onnipotente, in questo nostro tempo noi scegliamo per noi e per i nostri figli il nostro futuro. Amore o odio, pace o guerra, giustizia o ingiustizia, perdono o vendetta, solo in te c'è amore, pace, giustizia e perdono. Solo con te comprendiamo cos'è amore, pace, giustizia e perdono. Aiutaci ad essere i tuoi strumenti, il nostro desiderio intimo è di riportare l'uomo a te, eppure molte volte, anziché farlo tornare, l'abbiamo allontanato. Troppe volte il nostro orgoglio ha piegato la fede a un'illusione di potenza e abbiamo combattuto in nome tuo guerre e stermini che ti bestemmiano. Perdonaci per aver usato il tuo nome invano, Dio grande e misericordioso. Intorno a noi tutto parla di te, la goccia d'acqua parla di te, la sabbia parla di te, il ramo del piccolo e grande albero parla di te, gli occhi dell'ultimo nato hanno il tuo sigillo. Tutto parla di te, tutto parla a te, porta a te. Troppe volte noi non abbiamo parlato di te, siamo stati cattivo scandalo. Dio misericordioso, che non conosci l'ira, ricco di compassione. Questa è la storia di tanti di noi, ma ora vogliamo fermarci, servendoti con tutta la nostra pienezza, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra debolezza. Vogliamo abbandonarci interamente a te, fidarci completamente di te e scegliere la tua strada. Vogliamo da subito lottare contro la fame che uccide in ogni momento donne e uomini, nostri fratelli, nostre sorelle. Crediamo che aiutare l'ammalato, aiutare un bimbo in difficoltà, dar da mangiare a chi è affamato, dar sollievo al prigioniero, toccare il cuore del carceriere e servire te. La nostra fiducia in te è così piena che non abbiamo paura di amare il nostro nemico, di riconoscere in lui il nostro fratello, la nostra sorella. Basta con le guerre in nome tuo vogliamo soltanto amare. In questa nostra terra voluta da te scorrono latte e miele sono tuoi e noi li prendiamo a credito per condividerli. Vedendoci da oggi che non ti crede, correrà a te, ti cercherà. Ogni uomo ha sete e fame di te, ma quante volte abbiamo impedito che questa sete e fame uscissero dal cuore delle donne e degli uomini, perché noi che credevamo di credere, non credevamo. Vogliamo avere un cuore che sia un cuore di madre. Oggi, nel tuo nome, dobbiamo riedificare sulle rovine passate, conformare i nostri pensieri ai tuoi, perché siamo opera delle tue mani e sappiamo che tu sei sempre pronto a venirci incontro. Davanti a noi c'è il bene e il male. Fa, oh Dio, che scegliamo il bene, non solo per noi. Davanti a noi c'è la maledizione e la benedizione. Vogliamo con tutto il cuore, con tutto noi stessi, scegliere la benedizione. Intorno a noi c'è ricchezza e miseria. Fa, oh Dio, che tutti insieme scegliamo che la ricchezza sia usata per il bene, per la vita. Ci benedica Dio,
con la sua misericordia e conduca ogni uomo e ogni donna. Ecco, con questa preghiera, in questa sosta che ci rinfranca nel cammino che abbiamo fatto, cioè chi ha camminato già da stamattina alle 5 o poco più delle 5, quindi ha fatto tanti tanti chilometri, ecco, vogliamo guardare in prospettiva, guardare sempre più oltre. Lasciamoci condurre per questo dal Signore, così come ha fatto San Felice da Nicosia. Noi siamo qui nella sua casa, nella sua dimora, dove lui è nato, dove lui è cresciuto, e da San Felice vogliamo imparare quest'arte bellissima della umiltà, del servizio semplice nei confronti degli altri. Noi vogliamo essere veramente costruttori di pace, lo vogliamo fare con lo stile, con l'atteggiamento di San Felice, ecco, il quale ha vissuto la sua esistenza lasciandosi condurre dal Signore, e il Signore è amore, è benevolenza, è accoglienza, è la pace. E di questa pace noi vogliamo vivere, e questa pace che vogliamo diffondere a tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E continuiamo a camminare insieme nella gioia e nella pace. Amen. Amen.